Non siamo polemici senza Morgan. Un nome interessante come Elisabetta Hack, Elisabetta Levi Montalcino. Cioè, Elisabetta di Montalcino. Questo faceva il vino, no, non è quello. No. Sbagliato. Vedete, chi siete voi due? Gigi e Ross, quelli di prima. Dobbiamo dire una cosa molto importante. Sì. Fate finire, potete parlare solo voi. Sì. Allora, non stanno dicendo niente. Eravamo in camerino. Sì, chi? Io, Elisabetta. Sì. Quello blu dei Power Rangers. Quello blu dei Power Rangers. Jimi Hendrix, sì, che si sente male con il succo di frutta. Abbiamo fatto una seduta spiritica per parlare con Red Ronnie. Che è l'unico vivo. È l'unico vivo. Sì. Ah, sì. Sì. Vabbè, non risprendeva il telefono. Sì. Allora, cosa vuoi, Morgan? Voglio fare una cosa con voi. Vi voglio mettere alla prova. Posso mettere alla prova? Sì. Perché sono un genio, capito? Sì, sei un genio. Non ci sono più geni di una volta. Cosa? Ma chi lo dice? Oggi per trovare un genio devo comprare uno specchio, perché un'altra metà. Ma per favore, sia umile, Morgan. Maestro, scusi, volete una cosa? Ma che fai? Ho fatto la spritz con te. Vabbè. Morgan, ma perché cammina come un T-Rex? Allora, possiamo fare una favola, mille note. Allora, rimetto la prova, anche voi che siete delle camere non capite niente. Sì. Calma però, eh. Elisabetta la sa già questa cosa. Eh? Elisabetta la sa già questa cosa. Sta qui Elisabetta, eccola. Sentiamo. Io Elisabetta. Allora, Elisabetta, devo dire una cosa. No, no, aspetta, allora, tutto da vicino sembri Paola Marella. Però, Elisabetta sta lì. Tu non sei Gigi Ross. Vabbè, fammi dire una cosa, maestro. Ce l'ha quella cosa, mi fa... Vediamo se lo riconosco. Pezzo importante. Ma che pezzo importante? Questa è una suoneria di un telefono. Esatto. Non è musica classica. Che cos'è allora? Questo qui è David Nokia 1910. No, aspetta, no, è 1910, il modello del Nokia. È la marca del modello. Ma non vedete che siete ignoranti, non capite niente di musica. Ma cosa? Volevo fare una cosa più difficile. Basta, me ne vado. Dove perché vai? Voi non capite niente di dove arte, te ne vai? Niente. Dove io voglio lasciarvi con una citazione importante di un grandissimo Shakespeare che diceva una cosa importantissima. Cioè? Sì. Libidine, doppia libidine! No, libidine con i fiocchi! No. Dove vai, Morgan? Ne vado, basta! Dove? Tanto non capite niente! Dove vai? Con queste facce come fai a capire? Guarda! Per favore! Lasci con... stare l'unico! Vado, piuttosto che stare qua, lo sapete cosa faccio? Vado a fare il ricercato a chi l'ha visto! Meglio! Dove vai? Il ricercato a chi l'ha visto! Ci vediamo indietro nel futuro, Doc! Ciao, Morgan! Ciao.